Ultimo chilometro con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Liberi è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello Zoncolan. La gola che chiede da bere, c'è un'altra salita da fare, per me che sono fuggito subito. Rapporti che devo cambiare, lo stomaco dentro al giornale, per me devo restare lucido. A tutti l'augurio di una buona serata da Carlo Gugliotta, sono le 19, come ogni mercoledì dalle 19 alle 20 siamo in diretta qui su L Radio 88 e 100 in FM a Roma e nel Lazio e in streaming ovunque voi siate in tutto il mondo su www.lradio.it. tantissimi sono già gli ascoltatori che sono collegati in streaming e attraverso le frequenze FM per ascoltare il ciclismo alla radio. Ultimo chilometro, questo è il programma interamente dedicato al mondo del ciclismo, tra l'altro unico in Italia, che va in onda tutto l'anno, lo vogliamo sottolineare perché insomma le idee giuste sotto un certo punto di vista devono anche essere premiate, così come deve essere premiato Marco in regia che ci assisterà durante quest'ora insieme. Non so come premiarlo, però poi magari vediamo alla fine. Chi ride a fianco a me? La biondissima presenza di Lorenza Sant'Angelo. Ciao Lorenza. Buonasera a tutti. A me come mi premi? Visto che devi dare il premio a Marco? Non lo so, ecco, lanciamo un sondaggio. Com'è possibile premiare Lorenza Sant'Angelo? Oh. Allora, come possono interagire con noi gli ascoltatori? Chiamando il numero 335-6637. No, attenzione, il 335 è solo per gli SMS, mi raccomando. Ragione. Non chiamate altrimenti cade la linea. 335-6637-853, okay, ripetiamo 335-6637-853, oppure attraverso la nostra pagina Facebook, dove vi invitiamo, come ogni mercoledì, a cliccare sul mi piace. Io ascolto Ciclismo alla radio, ultimo chilometro su L Radio. Esatto, questo è il nostro gruppo di Facebook, ma c'è anche la pagina Facebook Ultimo Chilometro, naturalmente la quale vi invitiamo a cliccare mi piace. Questa sarà un po' la puntata del ricordo, ecco. Esatto. Sarà la puntata del ricordo di Marco Pantani. Lo voglio sottolineare perché, per l'appunto, tra pochi giorni, il 14, saranno 10 anni da quella giornata. Ecco, Lorenza, tu che ricordo ti porti di Marco? Beh, sicuramente un bellissimo ricordo. Io ero giovane, ero piccolina. Anche adesso lo sei. Sì, però all'epoca sì. Lo ero ancora di più. Quindi, diciamo, è il ciclista che per più eccellenza. Nel cuore, sì, sì. Direi che è rimasto il ciclismo per eccellenza, perché sì. Il ciclista per eccellenza, perché ecco, ad esempio, quando un corridore adesso va molto forte, non si dice mai, anche scherzando, vai forte come Nibali. No, è vero. Per quanto vero. Vada forte, ma vai forte come Pantani. Sì. Ha avuto veramente un impatto poi anche a livello mediatico enorme, il Pirata. Io invito tutti i nostri ascoltatori a scrivere il proprio ricordo del Pirata sul nostro gruppo di Facebook. Io ascolto il ciclismo alla radio, ultimo chilometro su L Radio, oppure sulla pagina di Facebook Ultimo Chilometro. Intanto voglio salutare e ringraziare Alessandro Proni, in particolare chiedetegli l'amicizia su Facebook attraverso Proni Lab Biomeccanica, perché stamattina sono andato lì all'Ariano a fare la visita biomeccanica. È stato divertentissimo perché lui in un'ora mi ha rivisto tutta la posizione in sella, adesso veramente pedalo facendo meno fatica, cioè questa è la cosa bella, che adesso faccio meno fatica. E a parte che poi è stato gentilissimo, io voglio anche salutare, anche se non l'ho potuto vedere ma l'ho sentito telefonicamente, Umberto Proni, suo padre, al quale ovviamente va un abbraccio, anche a Luana Bastianelli, sua moglie, perché era lì poi tra l'altro che si annotava tutte le mie misure, infatti mi sentivo un pochino osservato, devo dire la verità, però no, veramente sono stati gentilissimi e naturalmente li ringrazio. Anzi, mi raccomando, ecco, chiedete l'amicizia ad Alessandro Proni Lab Biomeccanica, mi raccomando, interagite con lui, magari fatevi fare anche una visita biomeccanica, visto che tanto adesso piove, non si può neanche uscire in bicicletta, insomma, poi da un ex corridore come Alessandro, io fatico ancora a dire che è un ex corridore, devo dire la verità, perché Alessandro per me non è un ex corridore, Alessandro deve correre, è ancora un corridore, ecco, quindi non, per me è ancora un corridore, lo sarà sempre. Stavolta, ecco, come dicevamo, comunque tornando a parlare un po' del Pirata di Marco Pantani, abbiamo pensato di chiamare Filippo Simeoni, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Filippo.
Ciao, buonasera a tutti. Ti abbiamo chiamato, Filippo, perché tu l'anno scorso hai avuto un'iniziativa molto molto bella, sei stato protagonista di un'iniziativa molto molto bella, della quale ovviamente l'iniziativa va avanti anche adesso, perché hai aperto una scuola ciclismo dedicata proprio a Marco Pantani, l'ASD Il Pirata. Ecco, raccontaci un po' com'è nata questa idea di intitolarla proprio a Marco. Ma guarda, diciamo che sono già diversi anni che questa l'ASD Pirata è nata, perché un gruppo, dobbiamo dire che Marco Pantani ha fatto innamorare milioni di persone, ha avvicinato al ciclismo tantissime persone, e un gruppo di ragazzi appassionati di ciclismo hanno iniziato ad andare in bicicletta proprio seguendo le orme di Pantani, hanno costituito un'associazione sportiva amatoriale, ASD Il Pirata, e da lì hanno iniziato a fare attività sportiva sotto il nome dell'ASD Il Pirata. Poi a un certo punto ci siamo consultati, siamo confrontati, abbiamo deciso di far crescere un progetto più importante, un progetto dedicato ai giovani, e quindi l'ASD Il Pirata e i bambini. Come primo anno abbiamo avuto subito un grande successo, perché l'iniziativa ha avuto... Ti sentiamo un po' male, Filippo, se puoi metterti in una zona in cui il telefono prende meglio, perché all'inizio ti sentivamo perfettamente, adesso sta andando un po' via la voce, non vorremmo perderti, eccoti. Sì, quindi praticamente ci siamo confrontati insieme agli altri ragazzi, abbiamo deciso di portare avanti il progetto di far crescere il progetto dei bambini, è entrato subito nel cuore dei genitori, dei ragazzi, e tant'è che abbiamo subito racimolato più di 40-50 bambini, e poi con l'appoggio insomma del comune, che ci ha dato uno spazio dove poterli fare allenare in sicurezza, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Una bella realtà, tutti i ragazzi insomma che stanno iniziando con lo spirito giusto si divertono, perché il ciclismo è questa aggregazione. Quindi, ecco, Filippo ha detto una cosa importante, la sicurezza, perché effettivamente poi per i giovanissimi, ricordiamo tra l'altro che questa iniziativa di parlare dei giovanissimi qui alle radio è nata proprio in collaborazione con il Comitato Regionale del Lazio, della Federazione Ciclistica Italiana. Ecco, spesso mancano questi spazi, voi siete in una realtà un po' più piccola rispetto a quella di Roma, perché se non ricordo male l'ASD Il Pirata è di Sezze, giusto? Sì, siamo di Sezze, la sicurezza è fondamentale per i ragazzi. Ma ci vuole anche tanta buona volontà anche da parte dell'amministrazione, delle persone. Ecco. Innanzitutto ci vogliono delle persone che si mettono a disposizione, dei volontari come l'ASD Il Pirata, dove ci sono tanti genitori disponibili, tanta gente che veramente lo fa per amore dei propri figli, per amore del ciclismo, e quindi si mettono a disposizione e sacrificano il loro tempo per seguire i ragazzi, perché i ragazzi bisogna investire, perché i ragazzi sono il nostro futuro, quindi non si può pensare di mettere in calcio un campo di pallone e lasciarli lì. Il ciclismo è diverso, va seguito, quindi bisogna dargli anche una certa sicurezza a questi ragazzi, e con le giuste persone, con anche un po' di sensibilità da parte delle amministrazioni comunali, insomma, si possono fare grandi cose. E poi, Filippo, per te che sei stato campione d'Italia, insomma, ecco, avere anche la soddisfazione di poter allenare questi ragazzi, ecco, direi che è importante, perché poi è come se tu lasciassi un messaggio sostanzialmente verso questi ragazzi più piccoli. Ecco, ti chiediamo comunque anche a livello personale, qual è stato il tuo rapporto con il Pirata, con Marco Pantani? Ma Marco, io avevo un grande rapporto, considera che l'ho conosciuto da dilettante, ho fatto tutta la trafila insieme a lui da dilettante, quindi l'ho visto crescere, l'ho visto diventare campione, ho sempre visto che aveva una marcia in più rispetto a tutti, e poi sono passato professionista nella squadra con lui, nella carriera, quindi ho vissuto i primi due anni dove lui è cominciato a diventare il Pantani che tutti hanno ammirato. Sì. Poi e quindi dentro di me io sapevo che fin da dilettante sarebbe diventato un grande campione, quindi so anche poi che a te non piace un grande ricordo, certo. Sì, so anche che a te non piace molto parlarne, Filippo, però siete stati anche un po' tra virgolette accomunati da questa rivalità con Armstrong, insomma, sia tu che lui per motivi diversi avete avuto, ecco, da ridire con l'americano. Sì, per un motivo, chi per un altro, abbiamo avuto delle storie importanti con Armstrong, però diciamo che
che ormai è passata. E sì. Quello che volevo ricordare un particolare, insomma, sì. che quando io ero dilettante, mi incontravano in bicicletta e tutti gridavano vai Coppi, invece dopo i primi anni da professionista, dopo che sposo Pantani, ormai sulle strade, quando vedevano un ciclista mi vedevano per strada, vai Pantani. Ecco, esatto, è quello che dicevamo anche noi prima, anche, esatto, che Pantani ha lasciato un messaggio importante, un'icona del ciclismo, e quindi è veramente ancora l'icona del ciclismo. Non si dice, esatto, non si dice vai forte come Nibali o vai forte come Froome, si dice vai forte come Pantani. Certo, quindi Pantani rimarrà sempre nel cuore della gente, perché un po' le sue imprese che hanno lasciato il segno, ma poi anche le sue vicissitudini personali sicuramente l'hanno reso un'icona, sì, importante, sì. Senza dubbio. Grazie a Filippo Simeoni. Ricordiamo anche che l'8 marzo, correggimi se sbaglio, ci sarà la presentazione proprio della SD Il Pirata. Sì, l'8 marzo faremo la presentazione a Firenze al Teatro Costa della SD Il Pirata, dove presenteremo tutti i nostri ragazzi. Adesso il 15 andremo a Cesenatico, perché siamo stati invitati dalla Fondazione Pantani, dalla mamma Tonina, ci sarà una serata dedicata alla memoria di Marco Pantani. Sì. Tra l'altro ci sarà anche Omar Di Felice, che quel giorno si farà a Roma Cesenatico in bicicletta. Esatto, quindi ecco, esatto. Salutacelo, perché insomma è un pazzo, ma gli vogliamo bene proprio per questo. Sì, tutte iniziative importanti, perché fanno sì di ricordare al meglio il nostro campione. Certamente, grazie a Filippo Simeoni. Grazie, buona serata. A presto, buonasera. Allora, Lorenza, io direi di fare un bel po' di saluti, perché siamo un po' rimasti indietro. Ma prima dei saluti abbiamo un suggerimento per i nostri ascoltatori, uno dei nostri amici sponsor. Esatto, Alessandro Pizzo, che è personal coach per sport e benessere, che mette, diciamo, a disposizione la sua figura per consigli e domande, diciamo, da parte di chi si affaccia al mondo del ciclismo. Quindi potete contattare Alessandro Pizzo tramite il suo profilo Facebook Alessandro Pizzo Sport, oppure attraverso il suo numero telefonico 333 48 33 125, ripeto 333 48 33 125, perché Alessandro Pizzo può fornirvi una consulenza gratuita sia su Roma ma anche a domicilio sul proprio stato di benessere, con il monitoraggio di 10 parametri corporei e suggerimenti nutrizionali, quindi insomma quel che è meglio tutto mangiare, quello, certo. Sì, quando ci si allena o anche comunque quando non ci si allena, diciamo. Allora, facciamo un po' il giro dell'Italia dei saluti. Anzi, prima però vi devo leggere una notizia importante che ci è appena arrivata in redazione. Ha parlato Davide Cassani, neo CT della Nazionale Italiana di Ciclismo su Strada, ha testato in bicicletta il percorso di Ponferrada, dove si terrà il prossimo mondiale, e ha affermato: è un percorso che offre più soluzioni. Impressioni iridate per il CT Davide Cassani ha affermato: ho effettuato due giri in bici lungo il circuito della prova in linea, uno con asfalto asciutto e l'altro sotto la pioggia. È caratterizzato da due salite, la prima di circa 5 km con pendenza massima al 5%, quindi una salita pedalabile per i professionisti, la seconda posta a 5 km dall'arrivo, più breve, con pendenza intorno all'8%, e in un attimo dopo la discesa ti ritrovi sul traguardo. Non è per velocisti puri, anche se alcuni velocisti potrebbero tener duro e sorprendere nel finale. Quindi insomma un arrivo un po' particolare per quanto riguarda, sì, il prossimo mondiale di ciclismo su strada, che ricordiamo si correrà in Spagna, Ponferrada, come al solito a fine settembre. Facciamo il nostro giro d'Italia dei saluti. Allora, Laura che ci ascolta dalla Lombardia, Giulia che ci ascolta dalla Liguria, Sofia che ci ascolta dalla Francia, tutti quanti hanno cliccato mi piace su Facebook. Mi fa ridere Natalì, mi fa troppo sorridere perché dice: cascasse il mondo, io ti ascolto. Sempre lei che presente. Ci ascolta dalla Francia, e tra l'altro poi io la invidio perché abita in una zona in cui passa la Parigi-Roubaix, che è una delle mie corse preferite, che io adoro di più, quindi grazie Natalì per ascoltarci. Massimiliano che invece probabilmente ci ascolta dal traffico romano, Lorenza che per errore prima ho chiamato invece di chiamare te, un saluto ovviamente. Salutiamo
anche alla Lorenza. Nostra Lorenza e Fiorenzo, Fiorenzo assolutamente, che naturalmente parla anche, che afferma anche che la sicurezza è fondamentale per i bambini. Anche Sofia, che tra l'altro ci ascolta da questo paese al confine tra Francia e Spagna, insomma veramente ci ascoltano dappertutto. Tanti. Ritroviamo anche Giorgia, ci sono anch'io finalmente, grazie anche a Giorgia che ci ascolta anche lei dal nord Italia. Allora, L Radio, per quanto riguarda Ultimo Chilometro, ha un nuovo importante sponsor che noi andiamo ad abbracciare e a salutare, anche perché ho avuto proprio modo di entrare a contatto con loro a livello personale prima di questa sponsorizzazione con Ultimo Chilometro. Un importante marchio di biciclette, Race Mountain, e io saluto il titolare di questo marchio, Roberto De Simone. Ciao Roberto, benvenuto. Ciao Carlo, buonasera. Ciao, ciao. Allora, voi noterete già la prima importante novità di Race Mountain. Per quale motivo? Perché adesso andatemi a trovare un marchio di biciclette per il quale il titolare alza il telefono e interviene in diretta radiofonica. Ecco, Race Mountain è una grande famiglia, ricordiamolo sempre, perché è praticamente l'unica, una delle pochissime, ma io direi l'unica sostanzialmente, casa di biciclette dove si può entrare a diretto contatto proprio con il titolare, che è Roberto De Simone, che troviamo in collegamento telefonico con noi. Roberto, diciamo subito, ecco, che Race Mountain comunque è un marchio di biciclette giovane, nato nel 1996. Sì, sì, è un marchio giovane che l'abbiamo preso per mano e stiamo cercando di lanciarlo in Italia. Diciamo che sta andando, incrociando le dita, molto bene. Perché? Perché noi vogliamo un rapporto fondamentale e stretto con la clientela, ma con i pedalatori. Ecco qui, come hai anticipato tu, il discorso di parlare direttamente col titolare. Ecco. Eh sì, esatto, tant'è vero che io invito proprio anche tutti gli ascoltatori che ci seguono dal nord Italia, dall'estero, a entrare in contatto con Race Mountain telefonando proprio alla Dispoli, perché è la sede proprio nella quale Race Mountain opera e vengono assemblati questi telai. Telai, ricordiamolo, la cui geometria è interamente made in Italy. Ecco, parlaci un po' di questi telai, Roberto. Sì, noi come scelta aziendale abbiamo voluto studiare tutti i telai qui in Italia, lo facciamo insieme a due nostri ingegneri che collaborano con noi, con l'aiuto della squadra professionistica che ci dà sempre la possibilità di valutare e evolvere i nostri telai. Facciamo sia corsa che mountain bike, telai in alluminio di altissima qualità, perché parliamo di un triplo spessore di 1,5 kg, e il carbonio, un Torai 8000 che è il miglior carbonio che si può trovare in commercio, con la grande differenza è che noi diamo la garanzia vita a tutti i nostri componenti. Ecco, esatto, quindi tutte le componentistiche sono garantite a vita. Io poi, tra l'altro, quando sono andato sabato da Roberto De Simone, mi sono innamorato di un telaio che comunque mi hanno detto: guarda che economico quel telaio, però è bellissimo, del Race Evo su strada, che tra l'altro poi anche quello, pur essendo in alluminio, assolutamente leggerissimo e quindi direi anche maneggevole, può venire anche magari incontro alle esigenze di un pubblico meno esigente. Ecco, perdonami il gioco di parole, Roberto. Sì, allora, il telaio in alluminio non è Race Evo, il Race Evo è quello in carbonio della bicicletta da corsa. Ah, giusto, ho fatto confusione tra i due telai, è vero. Fai okay. Bene a correggermi. Il telaio in alluminio, il 27,5, noi lo proponiamo a 490 euro con tutta la tecnologia oggi del 2014. E poi logicamente per gli amici che ci ascoltano, se vengono qui dicendo che hanno ascoltato o Carlo, logicamente hanno un prezzo di favore. Assolutamente, e soprattutto anche un trattamento di favore, non perché Roberto sia scorbutico, assolutamente la persona più gentile del mondo, però ecco, diciamo che chiaramente per gli ospiti di Ultimo Chilometro c'è un trattamento di favore. Ecco, io ripeto sempre, invito a non solo a visitare il sito www.racemountain.it, ma anche a contattare Roberto De Simone. Lo potete contattare al numero di telefono che andiamo a leggere, 0699 947 889.
Questo è il numero di telefono per interagire. Lo ripetiamo ancora: 06 99 47 889. Ecco Roberto, comunque le persone che ci ascoltano anche da altre regioni d'Italia, magari che non hanno la possibilità, magari ecco, non hanno il tempo di poter chiamare, anche se io invito comunque, possono comunque approcciarsi al mondo Race Mountain anche presso altri rivenditori. Sì, considera che noi in Italia oggi abbiamo circa 70 rivenditori, quindi invito a guardare il sito, che è sempre in aggiornamento, e vedere nella zona il rivenditore che copre la regione, oppure se non è coperta chiama noi e ci pensiamo direttamente noi. Allora mi raccomando, chiamate Roberto De Simone 06 99 47 889. Però ecco, io invito tutti quanti, anche coloro che ci ascoltano dal nord Italia, dalla Francia, dall'Olanda, ormai siamo veramente tantissimi, a telefonare. Ricordiamo che la sede è in via Ceretana 49, la sede quella diciamo a livello amministrativo, però diciamo che la sede dove potete trovare Roberto De Simone è proprio alla Dispoli, in piazza Giovanni Falcone al numero 24. Potete ecco recarvi presso quella che è la vera e propria sede di Race Mountain e potete proprio parlare con Roberto De Simone, il quale vi accompagnerà per mano nella scelta della vostra bicicletta. Sono veramente dei telai belli da vedere, ma anche proprio comodissimi, insomma. Poi tra l'altro ci sono anche le mountain bike, le bici da ciclocross. Di queste magari ne parleremo successivamente, Roberto. Tra l'altro permettimi di dire, appunto, al di là proprio di quanto possano essere buone, sono anche belle da vedere, cioè c'è questo arancione fosforescente che mi fa impazzire ogni volta. Sì, diciamo che abbiamo curato molto la grafica e la nostra persona, il nostro grafico all'interno, che è Daniele Latini, che lo saluto, è veramente bravissimo. E anche quest'anno il suo tocco sta dando i risultati. www.racemountain.it per tutte le informazioni. Mi raccomando, ecco, chiamate Roberto De Simone 06 99 47 889, www.racemountain.it. grazie Roberto, alla prossima. Ciao, grazie, buona serata. Ciao. Noi che non siamo gli star, facciamo. E allora salutiamo anche Giovanni, che ci ascolta da Reggio Calabria, quindi adesso andiamo verso il profondo sud. Mi auguro che non ci sia il tempo che c'è da noi qui a Roma. Speriamo, perché veramente no. C'è stata una grandinata pazzesca. Devo dire la verità, Lorenzo, la scorsa settimana io ho detto, certo, qui piove, il giorno dopo è uscito il sole, finalmente sono potuto uscire in bicicletta. Salutiamo. Però adesso è tornato il brutto tempo, quindi... E quindi domani quindi magari domani, riuscirà, ecco, il sole, speriamo naturalmente. Intanto Alessandro Proni ci lancia proprio un saluto. Ah, perché ha proprio messo le foto, lo potete andare a vedere. Se cliccate su Io ascolto il ciclismo alla radio, Ultimo Chilometro su L Radio, che è il nostro gruppo di Facebook, trovate proprio Alessandro Proni che ha pubblicato lo scoop. La prima foto a sinistra che vedete era la posizione mia per andare in bicicletta prima. Perché ridi? No, mi fa ridere questa foto. Ma quale foto ti fa ridere? La prima sinistra. So perché ero gobbo, infatti, abbastanza. Effettivamente, decisamente gobbo. Questi qui sono i miracoli che fa Alessandro Proni con Proni Lab Biomeccanica. Lo vedi subito dopo come so. La radio però non si può vedere, quindi spieghiamo, insomma, ecco. Tutti, se voi andate sulla pagina, sul gruppo Facebook Io ascolto il ciclismo alla radio, trovate per l'appunto tutte le foto messe avete da Alessandro. Avete trovato proprio una Proni. Sequenza. Esatto, la sequenza. Prima, durante e dopo. Dopo questa visita biomeccanica. Va veramente, meglio mi adesso? Ma decisamente mi si è aperto un mondo. Ecco, tra l'altro ho seguito alla lettera tutti i consigli di Alessandro, quindi adesso la mia bici sta facendo tutte le modifiche del caso, come lui mi ha suggerito. Mi raccomando, continuate a interagire con noi. Io ascolto il ciclismo alla radio, la pagina Facebook Ultimo Chilometro e il numero di SMS il 335 66 37 853. Intanto noi ci andiamo ad ascoltare, Lorenza, una intervista in anteprima. Parliamo di ciclismo amatoriale. Sì, esatto, perché nel corso della presentazione di Bici Light Expo, che si è tenuta martedì nella sala del Carroccio in Campidoglio, ieri, è stata sì. presentata sì anche la prima edizione della Gran Fondo New York Italia, che è nata per la volontà di Lidia e Uli Flume,
che sì. sono gli organizzatori della Gran Fondo Campagnolo di New York. Questa manifestazione si terrà a Terracina il prossimo 21 settembre e diciamo nasce in stretta sinergia con, invece con la Gran Fondo americana, che invece si terrà nella Grande Mela il prossimo maggio. Quindi andiamo ad ascoltarci il contributo che ha realizzato Carlo. Abbiamo cominciato con Gran Fondo New York 3 anni fa e adesso l'idea è di portare il Gran Fondo New York in tutto nel mondo. E ovviamente cominciamo in Italia e ovviamente cominciamo con Nicosopo e la Largo Sol. Terracina è un posto bellissimo, mare, colline, tipico italiano. Questo è Italia per noi, il mare e le colline. Tra l'altro si svolgerà a settembre, quindi anche una data particolare per chi vuole andare in bicicletta. Ecco, come nasce anche questa idea di farla correre a settembre e soprattutto la sinergia tra gli Stati Uniti e l'Italia? Settembre è tempo perfetto, e gli atleti hanno tutto l'estate per preparare. L'Italia e il ciclismo. Gli italiani sono esperti in ciclismo e America, specialmente a New York, è un stile particolare, la città più grande è un metropolis, e questo stile noi porteremo anche in Italia per ciclisti d'Italia che non potranno andare a New York. Quello spiritoso di Fiorenzo che ci dice "ci credo" per tornare a Roma era tutta discesa. Sì, il problema era andare effettivamente. Scherzi a parte, ecco, salutiamo Nicolangelo Zoppo, la Largo Sole, questa importante iniziativa, la Gran Fondo New York che si correrà, Gran Fondo New York Italia che si correrà a Terracina nel mese di settembre, il 21 settembre. Ricordiamo però che ci sarà anche la Gran Fondo New York che si correrà nel mese di aprile, quindi nel mese di maggio. Pardon, chiedo scusa, ecco, sì, nel mese di maggio, quindi tra l'altro proprio lo stesso mese in cui si corre il Giro d'Italia, quindi insomma è anche un'importante manifestazione alla quale magari gli amatori possono partecipare, perché no? Noi tra poco andiamo in pausa, intanto io vorrei ringraziare e salutare Edil Cimini. Stasera andiamo a parlare del tagliapiastrelle Master Piuma Monolith. Per quale motivo? Perché se voi vi collegate sul sito www.ediliziafaidate.it trovate tutto quello che serve per quanto riguarda la casa. Ricordiamo questa tagliapiastrelle Master Piuma Monolith 93x93 che può tagliare in diagonale mattonelle fino al formato 66x66 cm, quindi veramente delle mattonelle enormi, insomma. Ma non solo, se voi andate sul sito ediliziafaidate.it trovate tutto quello che riguarda la casa, e non solo, se state a Roma naturalmente vi invito ad andare in quel di Morena a via dei 7 metri al numero 42, perché naturalmente potete parlare direttamente con Paolo Cimini, che è il titolare di questa grandissima realtà, tra l'altro ex corridore. Ieri ci sono andato, abbiamo cominciato a parlare di ciclismo, non la smettevamo più, devo dire la verità. Potete prendere un buon caffè insieme a lui naturalmente, e soprattutto, ecco, potrete anche parlare di ciclismo e potrete naturalmente soprattutto pensare anche alla vostra casa. Ci sono tantissimi distanziatori livellanti, tantissime basi, tagliapiastrelle, ecco per l'appunto oggi vi abbiamo parlato del Master Piuma 93x93, ma ce n'è veramente per tutti i gusti. Visitate il sito www.ediliziafaidate.it, perché se vi presentate a nome di Ultimo Chilometro ci sarà un trattamento di riguardo per tutti voi. Noi ci fermiamo un attimo, linea alla regia, poi ritorniamo in diretta per la seconda parte di Ultimo Chilometro. L Radio, il cuore che batte in FM. www.ferramentaweb.com. Tutto per il fai da te, l'edilizia e la ferramenta online. Distanziatori livellanti, prodotti nanotecnologici, pellet, stufe a pellet, ferramenta, sala mostra, arredo bagno, esposizione vernici Oikos e prodotti per l'edilizia delle migliori marche come Caracol, Mapei, Stanley, Bosch, Raimondi e tante altre. Spedizioni in tutta Italia. Visita il nostro sito www.ferramentaweb.com o vieni a trovarci in via dei 7 metri 42 a Roma. Per info 06 79 84 88 40. info@ferramentaweb.com. Ovunque tu sei, Ferramenta Web è sempre con te. A
Hai bisogno di assistenza legale a 360 gradi? Non affidarti alla prima persona che trovi, scegli la professionalità. Lo studio legale Gambarota è la soluzione ideale alle tue esigenze legali, amministrative e civili, come tutela dei consumatori, tutela della famiglia e sanzioni amministrative. Grazie alla consulenza dell'avvocato Maria Rosaria Gambarota troverai la soluzione di cui hai bisogno. Lo studio legale Gambarota è a Roma in via Badia di Cava 62, telefono 345 390 93 65. Studio legale Gambarota, la professionalità sempre al tuo fianco. L Radio, per chi non si accontenta delle solite radio. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti. Non so neppure se ero un pirata. Ringraziamo Giovanni che ha messo questa foto qui sul gruppo di Facebook. Io ascolto il ciclismo alla radio insieme insieme al figlio, perché ecco lì c'è bel tempo insomma, e quindi sono potuti allenare. Grazie anche per i complimenti Giovanni. Noi adesso torniamo un pochino più seri insomma, perché è divertente parlare di ciclismo, ma quando si parla di Marco Pantani c'è bisogno di, come dire, di fermarsi un attimo, riflettere, perché obiettivamente quello che è successo intorno a un uomo come Marco Pantani, che è stato lasciato completamente da solo, solo a se stesso, e che ha pagato, che forse avrà anche sbagliato, perché anzi io dico che sicuramente aveva sbagliato, però io vedo tutte le altre persone che a quell'epoca correvano con lui, che sono ancora vive, che hanno una vita dignitosa, che continuano comunque, ecco, anche se, hanno, se sono magari incappati in degli scandali, hanno comunque il dono della vita, hanno la possibilità di poter ricominciare. Tutto questo a Marco è stato negato. Lui ha pagato per tutti. Lui ha pagato per tutti, e non solo, è stato soprattutto così insomma. Io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Io ho sempre più l'impressione che sia stato un personaggio scomodo, un personaggio da far fuori. Io ringrazio per aver partecipato per partecipare alla nostra trasmissione, perché ci sarà comunque tra due giorni il decennale della morte di Marco Pantani, un suo gregario storico, Enrico Zaina. Ciao Enrico. Buonasera a tutti. Grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito. Tu tra l'altro hai corso proprio con Marco, possiamo dirlo, negli anni probabilmente più duri, perché nel 99 e nel 2000, insomma, all'indomani di quello che è stato praticamente il suo trionfo al Giro d'Italia, al Tour de France. Ecco, raccontaci un po' come sei arrivato alla Mercatone 1. Al Mercatone 1 sono arrivato perché sia Marco che a Cenni era una pedina importante, quindi servivo per Marco nelle grandi corse a tappe e soprattutto negli arrivi in salita. Mercatone 1 è stata un'avventura, un'esperienza incredibile, anche se sono arrivato comunque a un'età in cui ero già un atleta maturo, però stare vicino a un personaggio come Marco Pantani mi riempiva di orgoglio e mi dava grandi soddisfazioni. Come avete detto, purtroppo la storia di Marco Pantani è una storia in cui abbiamo perso un po' tutti, noi compagni che forse non abbiamo trovato la chiave per poterlo aiutare al meglio, le istituzioni che hanno fatto un accanimento incredibile su un personaggio talmente importante come Marco Pantani, che forse era diventato anche scomodo per certi versi, e poi anche tutto il mondo dello sport che lo aveva osannato, e lo stesso giornalismo che l'aveva portato alle stelle, e poi tutto in un momento non si è mai forse domandato il perché di questa caduta di Marco Pantani. Al di là del dramma personale, resta comunque una pagina brutta dello sport in tutti i sensi, sia per la disavventura personale di Marco, del fatto della cocaina, e poi probabilmente di questa morte così assurda, e anche per il trattamento che ha subito. Eh sì, tra l'altro ecco, proprio ieri mi sono voluto far del male, sono andato a rileggere l'editoriale di Candido Cannavò, per carità, pace all'anima sua, assolutamente, non voglio entrare troppo nel dettaglio di certe vicende, però ecco, paragonare Marco Pantani a Ben Johnson è stata una cosa che... Sai, sì. Queste sono stupidità giornalistiche, sì, sì, dette sì. Da Cannavò, dette da qualsiasi altra persona, sono cose che lasciano un po'... Esatto. Che dovrebbero
allargare questo punto di domanda, forse, perché dall'oggi a domani una persona non diventa brava o cattiva a seconda del vento che tira. Quindi io credo che Marco Pantani prima di tutto era una persona e un uomo come tutti noi, con le sue debolezze e le sue incertezze. E quando sento dire che Marco Pantani non aveva carattere, io mi arrabbio perché sfido chiunque a provare a passare solo una settimana di quello che poteva passare Marco Pantani in quel periodo. Quindi era martellato da 7 procure, giornalisti dalla mattina alla sera fuori di casa, fotografi che aspettavano solo un passo falso per certo, era un personaggio pubblico, però tutto questo c'è un limite, alla fine c'è anche la debolezza e l'umanità della persona. Enrico, posso chiederti una cosa, ma secondo te, tu che ecco che lei ci sei stato proprio dentro a questa vicenda, e perché Pantani era scomodo? Perché per noi che siamo fuori, ecco, io all'epoca, dico la verità, all'epoca avevo 15 anni, quindi certo, per me era un idolo e non andavo a pensare a queste cose, però adesso me lo chiedo, per quale motivo Marco Pantani secondo te poteva essere scomodo? Poteva essere scomodo perché alla fine nel suo modo di fare era una persona vera, quindi non era capace di nascondere certe cose. Cioè, quanti corridori sono stati trovati da virgolette positivi oppure non idonei come in quel caso di Marco, però hanno fatto spallucce e sono andati avanti. Probabilmente c'era qualcosa che a Marco dava fastidio e quindi questo suo puntigliare su questa faccenda di Campiglio ha rovinato lui e un po' tutti noi, perché ha rovinato un po' tutto lo sport. Quindi poteva tranquillamente fare spallucce e probabilmente ripartire come hanno fatto tanti altri. Ma molte volte mi chiedo perché questo, non solo perché lui non avesse accettato il fatto di non aver terminato un Giro d'Italia ormai vinto, ma perché probabilmente dietro questa cosa c'è stato qualcosa di strano, quindi è tutta una vicenda difficile. Adesso parlare ogni volta di questa cosa fa male, ma purtroppo sì, la realtà è questa. Lui è diventato scomodo perché nel suo modo di fare aveva tra virgolette messo in evidenza questo malore, marciume, chiamiamolo anche così, che probabilmente c'era dietro questa storia. Tra l'altro, ecco, stavo leggendo proprio da Gazzetta.it che ecco, qualche giorno fa è uscita questa notizia, il legale della famiglia Pantani ha affermato che la scena del crimine probabilmente è stata inquinata. Certo, io mi chiedo sempre come mai poi queste cose escano sempre dopo 10 anni, dopo 20 anni, e non escano fuori subito. Però ecco, chiaramente quando c'è stato, ecco Enrico, io ti domando anche, quando c'è stato l'avvenimento di Madonna di Campiglio, non è stato facile stare vicino a Marco, immagino, insomma, ecco, voi come squadra, no, come Mercatone 1 ci avete provato, insomma, ecco. Abbiamo provato, io poi è scritto anche su questi ormai molteplici libri e racconti che sono stati scritti in questi anni, ho vissuto di prima persona il suo dramma e quindi ho cercato a modo mio, ma senza avere la chiave, perché alla fine ero un atleta, un amico, ma non ero né un psicologo né un muccio della situazione. Quindi io vedevo il dramma di Marco, ma purtroppo le mie capacità erano quelle, e quindi ho cercato di aiutarlo a modo mio, ma sicuramente anche sbagliando probabilmente, però l'ho fatto con il cuore, per cercare di aiutare una persona brava alla fine. Sì, no, diciamo, ecco, forse che al Giro d'Italia del 2000, ecco, magari la sua convocazione all'ultimo momento ha spiazzato tutti all'esterno, avrà spiazzato anche tutti voi dall'interno, ecco, so che lì c'è stata una piccola diatriba tra di voi. Purtroppo, certo, lì purtroppo ha rotto degli equilibri, ma che non era sicuramente colpa di Marco, insomma, lì la cosa era stata gestita purtroppo in modo così superficiale, ma si vede, il problema era che Marco era talmente importante, talmente devastante sulla sua popolarità, che anche questo ha fatto sì che lui potesse venire 2 giorni prima a Giro d'Italia e partire, anche se non era comunque in condizione, però faceva parte del personaggio di Marco Pantani, era imprevedibile, come quando partiva fuori dagli schemi di una squadra e poi vinceva la tappa. Questo era Marco Pantani, insomma, aveva questo estro da campione. Sì, tra l'altro, ecco, so che ad esempio, ecco, a voi della squadra magari vi metteva a tirare in dei momenti particolari in cui magari forse non ce n'era neanche la possibilità, però diciamo anche che la Mercatone 1 era anche nata intorno alla figura e attorno all'estro proprio di Marco Pantani, anche se comunque vi siete tolti la soddisfazione nel 2000 di vincere il Giro d'Italia proprio con Stefano Garzelli, insomma, quindi con uno dei corridori più giovani, tra l'altro l'ultimo a lasciare il ciclismo. Ecco, l'anno Pantani come prese la vittoria di Garzelli? Ecco, lui ce ne racconta sempre in maniera molto entusiastica.
Ma guarda, il rapporto che c'era con Stefano, sia con me che con Marco, è sempre stato di lealtà, di rispetto. Soprattutto Stefano è un ragazzo molto intelligente, lo ha dimostrato nella sua carriera. Gli equilibri che si sono rotti tra di noi, tra virgolette, in quei momenti è stati per una gestione così, presa un po' sotto gamba. Però ti posso giurare che tra Marco e Garzelli c'era un ottimo rapporto. Sì, 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 no, ma... Soprattutto Stefano vedeva in Marco come l'eroe, sono il suo idolo, pur vincendo un Giro d'Italia, ecco. Certo, assolutamente. E tra l'altro, appunto, Marco si mise proprio a disposizione durante una delle ultime tappe, perché poi nel frattempo Marco aveva ritrovato la forma, quella forma che poi al Tour de France gli ha anche permesso di ottenere due vittorie proprio importantissime. Enrico, io non ricordo se tu hai corso proprio il Tour de France del 2000 a fianco di Marco Pantani, perché sto andando a memoria. Io ho terminato proprio la mia carriera con l'ultimo Tour del 2000 proprio per questi motivi, perché capivo che ero un ciclista, ma ero considerato quasi come una peccia della società, perché alla fine ti consideravano un drogato, uno che comunque rubava o toglieva qualcosa a qualcuno, e quindi lo scopo per diventare un atleta, uno sportivo e fare qualcosa di buono veniva a mancare. Quindi pur con un contratto già firmato con una squadra che non era la Mercatone 1, ho deciso di comunque terminare la mia carriera. Certo. E terminare così mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, perché alla fine ho dato al ciclismo, e mi ha dato anche tanto ciclismo, da 6 anni, ho iniziato fino a 32, ho sempre fatto quello, quindi so vita molti miracoli di questo ambiente, so come funzionano questi meccanismi e io non li accettavo più, e quindi ho deciso di smettere. Certamente, insomma, una scelta, ecco, sì, che ha lasciato l'amaro in bocca, ma chiaramente anche una scelta oculata. Marco, come viveva questa rivalità con Armstrong? Ecco, ti vorrei chiedere soprattutto la sera di Lourdes-Dakam, perché lì veramente c'è stata forse a livello sportivo l'umiliazione di Marco Pantani. Siete tornati in albergo, cosa avete fatto, cosa vi siete detti? Ma guarda, stiamo parlando di due personaggi completamente diversi, uno con la fantasia e l'estro del campione, cioè Marco Pantani, e l'altro il schematizzare tutto e fare secondo dei piani la sua forza. Ti posso dire che comunque tra i due c'era comunque rivalità, ma era comunque una rivalità di rispetto, perché tutti e due si rispettavano pur essendo contrari, pur avendo poi dopo detto cose che andavano contro questa logica. Io guarda, resto amico di tutti e due, Marco non c'è più, ma resto amico anche di Armstrong, anche dopo tutto quello che c'è stato, perché comunque ho trovato qualcosa di buono anche in Armstrong, e quindi io ho un'immagine di quel giorno che è morto Fabio Casartelli con Armstrong, io e lui in quell'ospedale francese, dove ci siamo detti delle cose profonde che resteranno sempre tra me e lui. E quindi io prima guardo la persona, e quando una persona per me ha dei sentimenti, ha ragione in un certo modo, poi tutto il resto cosa vuoi, la società ti porta a fare anche degli sbagli e degli errori, entri in un vortice come quello di Armstrong, sì, sì, dove anche il Tour de France probabilmente ha qualche colpa, perché gli ha lasciato spazio dove non doveva, diciamo. Enrico, Armstrong è anche figlio del suo tempo, nel senso che gli è stato anche permesso di poter fare certe cose. Ricordiamo sempre che l'UCI avvertiva Lance Armstrong che arrivavano i controlli antidoping, cosa che è inammissibile, cioè è come se io domani andassi a giocare a calcio e mi dicessero occhio che domani ti espellono, cioè. Certo, ma ecco. Purtroppo fa parte del business che ormai è lo sport. Lo sport lo faccio io adesso, quando esco in bicicletta, faccio la passeggiata con mio figlio, quello diventa un mestiere, un lavoro. Le confessioni di Luca, secondo me, ci possono anche stare. Secondo me è sbagliato tempo e andare alle Iene a fare queste cose. Ecco, doveva ecco. Andare dalle istituzioni che contano e fare un mia culpa. Se sentiva questo, lo doveva fare così. Fatto con le Iene, sinceramente, mi dà un po' la mano in bocca. Mi sembra di spettacolarizzare su una cosa che secondo me non c'è da spettacolarizzare niente. No, io mi auguro solo che gli abbiano dato dei soldi, perché se l'avesse fatto gratis, voglio dire, sarebbe oltretutto, oltre al danno, la beffa per lui poi, oltretutto, perché certo, oltretutto è andato a sparare praticamente nel mucchio, insomma. Guarda, la psicologia di un atleta, soprattutto in quei momenti, diventa difficile da capire. Sono meccanismi che si innescano ed entri proprio in questo vortice della notorietà, no? Arrivi a un punto dove non riesci più a farne a meno, e quindi fai degli errori madonnali e colossali.
certamente. Porta purtroppo a rovinare tanti anni di carriera, a perdere fiducia in molta gente e fare queste cose qua. Purtroppo è così, è così, fa parte del carattere delle persone di ognuno di noi. Enrico, noi ti ringraziamo perché ogni volta che io parlo con te è come parlare un po' con uno storico, permettimi di dirmi, perché guardiamo al passato però con un occhio anche al presente, quindi siamo finiti a parlare, ecco, anche di casi scomodi che sono usciti fuori ultimamente. Spero, ecco, di poterti risentire, insomma, anche per commentare altri, anche un po' di ciclismo corso, perché poi tu tra l'altro sei stato anche un campione perché sei arrivato secondo al Giro d'Italia del 1996, ecco, quindi voglio dire, stiamo parlando, cioè, con un gregario che però avrebbe potuto tranquillamente fare il capitano. Sì, guarda, io ero un corridore un po' atipico, perché rinunciavo anche alla nazionale pur avendone le possibilità, ma una volta che avevo firmato il contratto e per me la mia stagione era positiva, io lasciavo il campo ad altri, quindi non ho mai considerato il ciclismo come unica risorsa della mia vita. Ho sempre pensato anche che poi dopo ci fosse una vita normale e cui uno doveva rimettersi in gioco, quindi forse anche questo mi ha salvato da tante altre cose. Però sì, ripeto, ognuno di noi ha una sua testa e quindi ragiona per tale. Certamente. Enrico, ma il ricordo più bello che hai con Marco? Questo te lo voglio chiedere. Guarda, il ricordo più bello è stato quando poi io ho smesso, l'ho trovato l'anno dopo nel 2001 a una tappa del Giro d'Italia, mi credo che arrivasse a Faenza, e ci siamo incrociati, io uscivo dal villaggio di partenza, lui entrava, ed era più di un anno che non ci vedevamo, e ho visto in Marco proprio la gioia e l'abbraccio forte che mi ha dato. Quello secondo me è stato uno dei ricordi più belli che ho avuto in assoluto. Grazie Enrico Zaina, grazie per essere stato in collegamento con noi, buona serata. Già due volte avevo già la maglia rosa, avevo 46 d'ematocrito. Oggi mi sveglio con una sorpresa, credo che c'è qualcosa sicuramente di strano, e devo dire che ripartire questa volta, sono ripartito dopo dei grossi incidenti, ma moralmente questa volta credo che abbiamo toccato il fondo. Io ringrazio Marco, il nostro regista, che ci ha fatto ascoltare queste che erano le dichiarazioni di Marco Pantani immediatamente dopo il caso di Madonna di Campiglio, e vorrei chiudere con quanto ha scritto Sofia sulla nostra pagina di Facebook Ultimo Chilometro. Caro Marco, per caso sentirai lassù queste parole. Vorrei dirti che mi manchi, ma che manchi anche al ciclismo. Sei stato il mio idolo e lo sei ancora 10 anni dopo la tua scomparsa. Certamente mi ricordo i tuoi attacchi, le tue vittorie al Giro e al Tour de France, ma mi ricordo soprattutto il tuo sorriso e la tua disponibilità quando venivano a trovarti durante le gare. L'ultima volta era nel 1998, durante il Tour de France, che hai vinto. Quel giorno hai preso il tempo per fare una foto con me, di firmarmi un autografo e di scambiare alcune parole. Sono anche così che si vedono i grandi campioni, e tu eri sempre un campione che resterà nel mio cuore di tifosa per sempre. Grazie Marco per le belle emozioni e per i meravigliosi ricordi che mi hanno aiutato molto nella mia vita personale. Continuerai sempre a vivere attraverso i tuoi veri tifosi. Ciao pirata. Queste sono le parole che ha scritto Sofia attraverso la nostra pagina di Facebook Ultimo Chilometro, insomma, per commemorare, per ricordare Marco Pantani. Insomma, Lorenza, abbiamo aperto una pagina toccante, se non altro lo sto notando, insomma, anche perché i nostri ascoltatori hanno ascoltato proprio in religioso silenzio le parole di Enrico Zaina, che ripeto, a me fa sempre piacere sentire, perché belle parole, soprattutto belle parole, ma soprattutto non perdiamo mai l'occhio su quello che è il presente, sostanzialmente, insomma, perché purtroppo alcuni casi molto brutti ci sono anche oggi. Ecco, l'ultimo Giro d'Italia l'ho dimostrato, Mauro Sant'Ambrogio e Danilo Di Luca, ecco, questi sono stati due casi importanti. Sì, esatto, no, ma per riceverne un po' si è disposti a tutto, a questo esatto punto. Esatto, no, ma io ripeto sempre, mi auguro che Danilo Di Luca abbia parlato per soldi, me lo auguro, perché speriamo. Insomma, perché voglio dire, se non l'ha fatto neanche per soldi, a questo punto poteva anche parlare da noi, così magari gli rispondevamo anche a tono a questo punto, insomma, ecco, ripeto, ecco, quando io ho sentito ciò che ha detto l'ormai ex corridore, ecco,
È stato anche sbagliato, secondo me, dargli la parola, non perché io voglio essere un dittatore, assolutamente, però il giornalismo ci insegna che noi dobbiamo scegliere le fonti, quindi un corridore che è stato pizzicato per 3 volte positivo all'antidoping, cosa può dire? Ma c'è giornalismo e giornalismo. Anche questo è vero, anche questo è vero, Lorenzo, effettivamente, ecco, c'è giornalismo e giornalismo. Con questo non vogliamo dire naturalmente siamo la voce, che ecco, perché anche noi possiamo fare degli errori, anzi ne facciamo tanti, tantissimi, e voi ce li fate anche notare, poi, infatti, tra parentesi, grazie. Ecco, esatto, perché poi è giusto, no, che ce li fate notare, però ecco, chiaramente noi cerchiamo anche di così, insomma, di fare bene il nostro mestiere, di dare voce a chi magari, ecco, ha questa possibilità, ecco, comunque di poter parlare, ma di non, passatemi il termine, di non sputtanare la gente, perché, infatti, questo è quello che ha fatto sostanzialmente Danilo Di Luca. Oh, lasciamo perdere questi discorsi, esatto, perché abbiamo fatto un po' di melina, perché non riuscivamo a contattare il nostro prossimo ospite, che è nato lo stesso giorno di Marco Pantani, anche se in un altro anno. Ce l'abbiamo in collegamento telefonico, Giovanni Visconti. Ciao Giovanni. Ciao, buonasera a tutti. Giovanni, grazie per essere ai nostri microfoni, anche perché sappiamo che sono dei giorni impegnativi per te, che sei caduto durante praticamente la prima gara dell'anno, insomma, veramente una grandissima sfortuna, però adesso sei già ritornato in bicicletta. Sì, infatti mi scuso per no, ci mancherebbe. Stato rintracciato prima, perché tornavo proprio dalla riabilitazione col telefono spento, quindi certo, lo immaginavamo. Sono giornate sicuramente abbastanza impegnative per me, perché nonostante non vado in bici su strada, comunque passo ore ed ore in palestra, in piscina e ora finalmente anche sui rulli. Eh sì, quindi ecco, se non altro stai dando già una bella notizia ai tuoi tanti tifosi che ci stanno ascoltando attraverso il sito www.lradio.it e attraverso gli 88.100 in FM, perché ecco, comunque se non altro hai ripreso a pedalare, ma ecco, tu sei dovuto stare poi tra l'altro anche molti giorni ricoverato proprio lì in Australia. Sì, sono rimasto praticamente una settimana in ospedale. Per fortuna ho avuto compagni di squadra, direttore sportivo, che mi sono stati tanto vicino davvero, e quindi la settimana è passata abbastanza bene. È stato duro sicuramente il viaggio di ritorno, perché 2 giorni praticamente in giro con la gamba che, insomma, che era gonfia, e sicuramente mi dava molto fastidio, però per fortuna sono arrivato qui. Mi sono affidato sicuramente a un centro molto importante che mi sta accelerando i tempi nel modo giusto, quindi conto di ritornare presto. Però Giovanni, è anche vero che nel 2013 noi abbiamo visto un Visconti ritrovato, soprattutto a livello di energie mentali. Insomma, quelle 2 vittorie al Giro d'Italia hanno praticamente scacciato tutti i fantasmi, lo possiamo dire. Quindi ci puoi dire che questa caduta comunque non ti fermerà? No, quello sicuramente mi ha sbloccato sotto vari punti di vista, anche se devo ammettere che dal giro in poi di fortuna non ho avuto tanta, perché sono caduto tante, troppe volte, forse fino ad arrivare a chiedermi se ero io che non sapevo più guidare una bici. Però quando cominci a girare in una certa maniera, a volte ti trovi sempre nel punto sbagliato, al momento sbagliato. Non è che me le sono cercate le cadute, però è un annetto che gira così da dopo il giro, qualche mese che va così, però la testa c'è, la grinta sempre di più, anzi a volte stimoli come questi, che anche se è meglio che, insomma, non succedesse mai di avere cadute del genere, però a volte ti danno stimoli che magari avevi perso, e adesso sono davvero motivato, mi sto allenando alla grande, conto di rientrare sicuramente in una condizione migliore di prima. Ecco, naturalmente questo incidente ha dovuto fare un po' rivedere i piani sostanzialmente che erano tuoi. Con quali obiettivi hai ripartito all'inizio di stagione? Ma quest'anno ero partito abbastanza tranquillo, non dovevo neanche partecipare al Tour de Hollande, quindi quando si dice il caso, ecco. Sono caduto proprio nella kermesse prima di ricominciare il Tour de Hollande. Comunque l'obiettivo principale quest'anno era di arrivare in forma solamente alle Ardenne, perché non avrei partecipato alle prime classiche, quelle del Pavé, perché a parte il tempo che sicuramente non mi favorisce, questi ultimi 2 anni mi sono reso conto che è un po' difficile per me arrivare al top in quei giorni, e forse mi ci vorrebbe proprio una giornata fortunata per fare il risultato, e quindi l'obiettivo era Ardenne e Giro d'Italia. Adesso sicuramente rivedremo un po' il calendario. Io spero di poter ripartire
già dalla fine di marzo a correre o i primi di aprile, capisco. Ecco, se non altro per capire se potrai correre il Giro d'Italia o se dovrai spostare un po' più avanti i tuoi appuntamenti, ecco. Ma io penso sicuramente di cominciare a correre prima del Giro d'Italia, però non è detto di partecipare al Giro, perché comunque comincio a correre dopo più o meno 3 mesi da una brutta frattura e magari la condizione non sarà quella ideale per supportare una squadra che porterà Quintana per cercare di vincere il Giro, quindi sì. Si apre così una come porta, poi al Tour de France, esatto, così come invece poi al Tour de France proverà a conquistarlo con Alejandro Valverde. Tra l'altro Giovanni, nostro ascoltatore da Reggio Calabria, ti scrive: Giovanni, la bravura di un ciclista è cadere 7 volte e rialzarsi 8. Effettivamente questo è un po' un motto sul quale ha ragione. Ecco, dicevamo comunque una Movistar, a parte che il fatto che è diventata sempre più italiana, ma soprattutto ecco quest'anno gli obiettivi sono veramente molto molto alti. Giro d'Italia con Quintana, Tour de France con Alejandro Valverde. Ecco, molti hanno proprio parlato di perplessità intorno ad Alejandro Valverde, perché poi è rimasto un po' coinvolto, diciamo, in quello che è successo al mondiale. Molti non l'hanno digerito, anche molti tifosi della Movistar. Ecco Giovanni, tu come vedi Alejandro? Secondo te può riuscire a conquistare un Tour de France? Ma sai, La sicurezza come ti può dare un Froome del caso sicuramente non te la può dare, però è un gran fuoriclasse, uno che è sempre presente, è sempre lì, mai ha sbagliato uno dei suoi obiettivi. E quando gli va male un suo obiettivo, quando gli va male fa un podio, esatto, fa un podio, quindi sicuramente io lo vedo da podio e lo vedo sicuramente più adatto al Tour che al Giro, come vedo più adatto al Giro Quintana, visto lo scalatore che ormai tutti vediamo che sta diventando. Io sono sicuro che Valverde al Tour, se ha detto che ci va per vincerlo, sarà lì, certamente. Non ci andrà molto lontano. Non abbiamo dubbi. Fiorenzo intanto ti scrive: Giovanni, ricordati che molti ti temono. Io credo comunque, Giovanni, che se non altro però potrai arrivare, ecco, naturalmente toccando ferro, facendo tutti gli scongiuri, perché l'anno scorso sappiamo com'è andata, in forma per il campionato italiano, che sappiamo che praticamente il campionato italiano è Giovanni Visconti, visto che l'hai vinto per 3 volte. Sì, quest'anno più che altro da dopo la caduta ho cominciato a rimettere un puntino su questa gara, segnarla, come mi diceva sempre Bettini, segna le tue gare. e quindi sicuramente se avrò la fortuna di fare il Giro sarà un mio obiettivo, anche una maglia che mi dà tanta forza, tanto stimolo e mi piacerebbe anche rimanere un po' nella storia di questa gara, di questa maglia che già mi ha visto vincere 3 volte, una volta da dilettante, una volta secondo, insomma sicuramente è la mia gara preferita. Giulia ti scrive: un abbraccio affettuoso a Giovanni, ci saranno tanti Galibier pieni di gioia che sapranno cancellare queste fratture e queste giornate storte, forza, coraggio e tanto cuore, la strada ti darà ragione. L'anno scorso, Giovanni, direi che la tua immagine sul Galibier è una delle immagini più belle, se non la più bella proprio del Giro d'Italia, sotto la neve con un freddo pazzesco, però tu eri lì e hai trionfato sotto il monumento di Marco Pantani. Sicuramente è stato bellissimo. Non so, a fine giro sono stato premiato con un premio che ritengo importantissimo, che è il Trofeo Buonacossa, che premiava appunto l'impresa più bella del giro. È un giro che ha visto un Nibaliissimo e poi mi vede premiare così all'ultima tappa con un premio che indica una delle più belle del giro. Sicuramente è una cosa di riempire d'orgoglio. Assolutamente sì. Giovanni, ecco, l'ultima considerazione che ti facciamo fare prima di salutarti, visto che siamo in chiusura, insomma, adesso ricomincerai quindi ad andare, anzi stai ricominciando ad andare in bicicletta, naturalmente, quindi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e naturalmente speriamo di sentirci a questo punto per commentare delle vittorie, perché noi ci speriamo, Giovanni, insomma, poi questa Movistar, come abbiamo detto, che è diventata sempre più italiana, ormai è diventata un po' una colonia italiana in Spagna, possiamo dirlo, quindi naturalmente la seguiamo, grazie, ancora più da vicino. Alla prossima, Giovanni, buona serata. Crepi il lupo, grazie mille, buona serata a tutti. Io sono stato controllato già 2 volte, avevo già la maglia rosa, avevo 46 d'ematocrito e oggi mi sveglio con una sorpresa. Credo che c'è qualcosa sicuramente di strano
e devo dire che ripartire questa volta, sono ripartito dopo dei grossi incidenti, ma moralmente questa volta credo che abbiamo toccato il fondo. E queste erano le parole, le abbiamo ascoltate anche prima, di Marco Pantani. Oh, siamo in chiusura praticamente, Lorenza, ormai sono le 19.58, quindi volato dobbiamo il chiudere. Tempo, sì, il tempo oggi è volato anche stavolta, sì, nel ricordo di Marco Pantani, però abbiamo parlato poi alla fine anche di altri argomenti, insomma, abbiamo parlato del settore giovanissimi, abbiamo parlato di un campione come Giovanni Visconti, insomma, abbiamo cercato di dare veramente voce a tutti. Tra l'altro Gigi, che ci ascolta dalla Sardegna, ci scrive: a 10 anni dalla scomparsa e a 20 dalla sua rivelazione nel mondo del grande ciclismo, un ricordo all'amatissimo corridore romagnolo, una bella puntata nella memoria di Marco Pantani. E noi vi ringraziamo, naturalmente vi ricordo che la puntata andrà anche su YouTube caricata per intera come al solito, quindi potrete poi riascoltarla. Io ringrazio Lorenza Sant'Angelo, grazie Lorenza per essere stata con noi. Io ringrazio Carlo. Grazie, naturalmente, e io così ringrazio poi tra l'altro anche tutti i nostri tantissimi ascoltatori, perché voi siete il vero sale di questa trasmissione, perché la radio vuole dare voce a tutti e quindi permettere anche agli ascoltatori di interagire. Io ringrazio naturalmente anche tutti i nostri amici sponsor, il direttore Zio Luzzi, ringrazio anche Marco che ha curato la parte tecnica. Per quanto mi riguarda è tutto, l'appuntamento con Ultimo Chilometro si rinnova per mercoledì prossimo dalle 19 alle 20 su L Radio. Buona serata a tutti da Carlo Gugliotta. Ultimo chilometro con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Liberi è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello Zoncolano. La gola che chiede da bere, c'è un'altra salita.